Siamo Roberto e Silvia pronti, siamo i proprietari di Tappo che è là sopra, anzi eccolo, abbiamo chiamato, è arrivato. Ciao, bello, sì. Tappo è un cane meticcio di 5 anni, l'abbiamo trovato vicino alla casa della nonna che è nato da una cocker e l'abbiamo scelto subito, appena è nato, ci piaceva perché aveva questa macchia bianca sulla testa, quindi l'abbiamo chiamato Tappo perché era proprio piccolo piccolo, stava nel palmo della mano. È sempre stato un cane veramente buono e socievole, già quando era cucciolo. Poi quando ci siamo trasferiti in campagna, qui in questa casa, lui si è subito ambientato e qui ha tanto spazio per correre e si è fatto amico di tutti i camionisti che passano qui sulla strada, perché lui, quando il camion passa, lui lo sente, come adesso che stiamo parlando, lui scatta, si fa i suoi 40-50 metri di corsa abbaiando e il camionista gli suona. Il Tappo non ci ha mai dato grossi problemi, se non che un giorno è successo che qui in questa zona, vicino di casa, ha messo a pascolare qualche asinello. In un momento che diciamo noi non ce ne siamo accorti, è uscito dal recinto ed è andato ad abbaiare, molto probabilmente noi che non eravamo presenti, a questi asini. Si è avvicinato alla recinzione e molto probabilmente uno di questi asini l'ha colpito. Era tutto abbacchiato, con le orecchie abbassate, io l'avevo sgridato anche perché ho detto: cosa fai lì? Passa subito in casa, no? È entrato nel cancello e si è accasciato subito per terra. Io lì in quel momento mi sono accorto che aveva una ferita sulla zampa sinistra anteriore. Però non si leccava, non era preoccupato per questa ferita, era preoccupato per qualcos'altro. Allora l'ho preso in braccio, non l'ho fatto camminare. Dopo proprio pochissimi minuti mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava. E mentre sono partito con la macchina ho pensato da quale veterinario potevo portare. L'ho portato dal più vicino, il primo che mi è capitato. Gliel'ho fatto visitare, mi ha detto: guarda, io qui a questo cane non ci posso fare nulla, ti devi rivolgere a qualcun altro. Mi ha messo in contatto con il dottor Abbondanza. L'ho chiamato al telefono, gli ho spiegato cos'era successo. E lui mi ha detto: vieni subito che visitiamo il cane. Era una cosa abbastanza grave questa, quindi lui mi ha accolto anche con le sue collaboratrici. Hanno visitato subito il cane e dopo pochi, insomma, il tempo necessario per la visita, mi ha comunicato che il cane aveva necessità di essere operato. Sì, diciamo, noi non ce l'aspettavamo nemmeno. E non conoscevo la clinica Santa Lucia, mi sono rivolto a loro proprio perché mi è stato consigliato, ma mi sono accorto dai primi esami che hanno fatto Tappo, hanno fatto l'ecografia, l'analisi del sangue, gli hanno misurato la pressione, li hanno analizzato da cima a fondo e hanno capito subito che c'era un'emorragia interna, un'emorragia anche abbastanza grave che avrebbe potuto portare Tappo in poco tempo anche alla morte. Quindi abbiamo preso una decisione praticamente immediata, il medico ha detto: operiamolo subito, perché più aspettiamo e peggio è. Mi sono fidato ciecamente di quello che mi era stato detto, mi hanno spiegato che l'intervento era un intervento di per sé anche abbastanza complicato, però ci si sarebbe potuto accorgere una volta della gravità, solo una volta che il cane veniva aperto, insomma. L'operazione è durata anche parecchio, solamente la sera, al termine dell'operazione, Sergio mi ha contattato e mi ha spiegato qual è stato il vero problema. C'è stata un'emorragia con dei vasi capillari che si sono rotti, è un'emorragia dell'arteria vertebrale che poteva in effetti provocare la morte del cane. Il cane chiaramente è rimasto in clinica diversi giorni per le cure necessarie, per il recupero, e dopo 3 giorni il cane è tornato a casa muogio, però con le dovute cure, con i medicinali che mi sono stati prescritti, nel giro di una settimana, 10 giorni, Tappo ha cominciato a correre nuovamente. Poi successivamente il cane è stato rivisitato un paio di volte e il medico ha decretato la guarigione totale del cane ed oggi lui è così come lo vedete, insomma, è tornato a rincorrere i camion, ecco. E dovessi consigliare a qualcuno una clinica a cui rivolgersi, dirò senza ombra di dubbio di rivolgersi al dottor Abbondanza, perché abbiamo notato che anche dopo ci ha seguito, abbiamo notato che è un medico preparato e ci ha dato ampia fiducia sia lui che il suo staff. Naturalmente ci siamo anche accorti che è una clinica dove
per qualsiasi tipo di problematica ci si può rivolgere, perché è super attrezzata e super aggiornata anche come personale.